Dal 4 al 6 di febbraio a Milano ha luogo la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, di cui facevamo qualche cenno in apertura, un luogo molto importante dove si incontrano i vari attori del segmento turismo, un traino molto importante per l'economia e per la società italiana. Ci sarà anche la regione Puglia e tra il team dei nostri rappresentanti, dei rappresentanti della nostra regione alla BIT, ci sarà anche l'assessora della regione Puglia al welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità, Rosa Barone, che stamattina ci dedica qualche minuto. Buongiorno, assessora. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno. Grazie per la disponibilità, grazie per il suo tempo, perché come dicevamo anche lei sta preparando le valigie per fare questo salto a Milano, ma ecco, la domanda che le voglio fare subito è come mai, è una domanda studiata, come mai la sua presenza alla Borsa Internazionale del Turismo? Sì, io vado con il Dipartimento del Welfare perché noi presenteremo insieme all'assessore del turismo Gianfranco Lopane e insieme al Dipartimento Turismo e a Puglia Promozione il progetto Costa, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, che è un progetto che vede la Regione Puglia in prima linea con fondi del Ministero della Disabilità per rendere appunto i nostri territori e in particolare le coste più accessibili alle persone con disabilità e anche ai loro familiari, in modo da cambiare la mentalità, cambiare e far sì che appunto la normalità possa essere nel tempo quella di avere strutture, zone, territorie, anche ovviamente luoghi più accessibili e quindi più inclusivi e di conseguenza anche più attrattivi. Perché considerate che sono circa 3 milioni gli italiani con disabilità e quindi c'è tutto un mondo che in qualche modo, a cui viene in qualche modo anche quasi negata la possibilità di appunto andare in vacanza, andare al mare, poter avere anche in questo senso una vita normale. Invece la politica, quella un po' più attenta, dovrebbe proprio insomma in qualche modo creare e dar vita a quelle opportunità tali che appunto anche i soggetti e le persone con disabilità possano vivere periodi normali di magari relax piuttosto che viaggi di esperienziali come la nostra bellissima regione in qualche modo prevede, insomma, da spazio e insomma, da tante, tante, tante opportunità a tutti quanti. Quindi è giusto che anche le persone con disabilità e i loro familiari possano essere accolti. Ci piace molto questo progetto, sia nel titolo che nelle intenzioni, perché ecco, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile racchiude e sintetizza perfettamente quello che ci stavate raccontando e che la Regione Puglia Promozione stanno veicolando anche attraverso un video molto carino, un video animato che spiega appunto, lo leggevamo mentre stavamo parlando, che la felicità è un diritto che non dovrebbe essere negato a nessuno. In studio con me c'è la giornalista Maria Pia Picciafuoco che sta Buongiorno. partecipando a questa chiacchierata. Buongiorno. Buongiorno, ciao. E niente, io volevo approfittare anche di questo tempo per chiederle, assessore, quali sono magari le altre iniziative che in questo 2024 sul welfare e sul benessere sociale stanno caratterizzando il tuo lavoro? Sì, noi abbiamo dato vita nuovamente al reddito di dignità che, come comprendete bene, in un momento storico come questo, dove il governo taglia gli aiuti e i sussidi alle persone più in difficoltà, al contrario, la Regione Puglia punta e ancora scommette appunto su questo sostegno al reddito per le fasce più deboli. Abbiamo aperto una finestra, sono state tantissime le domande purtroppo, perché quindi è tanta la fame, le difficoltà che i nostri concittadini stanno vivendo. Abbiamo però, insomma, a breve quindi daremo vita anche a questo tipo di aiuto reale e concreto per i nostri concittadini e parallelamente, diciamo in maniera un po' diversa, a brevissimo apriremo un bando per le imprese e le cooperative sociali e questo bando si occuperà e in qualche modo darà opportunità anche alle persone con vulnerabilità e con fragilità, cioè in qualche modo le donne vittime di violenza piuttosto che i disoccupati
potranno, tramite ovviamente un percorso, diciamo, aiutato e sostenuto dal Dipartimento Welfare, veramente aprire un'impresa sociale, poter avere delle opportunità reali di lavoro, di rinascita, anche di riscatto rispetto magari a una vita che è di difficoltà. E inoltre abbiamo dato vita e stanno ancora oggi aperte le domande per i comuni e per le ASP per poter realizzare impianti e strutture a favore dei minori, dei disabili, degli anziani. Anche in questo caso c'è una grande risposta del territorio. Quindi, insomma, stiamo lavorando a più livelli, cercando in qualche modo di sopperire anche a quelle che sono le mancanze del governo, ma nella stessa maniera di riuscire a rispondere proprio alle esigenze più cocenti e più reali dei nostri territori, dei nostri concittadini. Il lavoro è proprio quello, secondo me, di un cambio culturale, perché laddove riusciamo a far comprendere che tutti devono avere le stesse opportunità, che tutti possono in qualche modo viaggiare, conoscere le cose, ma anche poter realizzare appunto imprese sociali come tutti gli altri cittadini, anche chi ha avuto magari difficoltà, credo che allora faremo un bel lavoro, perché vuol dire che appunto la politica in qualche modo ha risposto alle vere esigenze di territori che sono comunque oggi in affanno. Ecco, per tornare al progetto Costa, una cosa che mi colpisce è proprio questo, l'incontro tra le persone con specificità particolari che hanno il diritto, come tutti, di vivere momenti di spensieratezza e l'incontro, dicevamo, tra queste persone e quelle persone che invece con competenze particolari possono agevolare questi soggiorni, per cui mi viene proprio spontaneo di dire che tante volte dietro le criticità si nascondono davvero tante opportunità ed è molto bello che questo progetto riesca ad unire questi puntini. Maria Pia, sei d'accordo? Tony, stai dicendo quasi tutto tu. Io, se la nostra ospite è d'accordo, volevo fare una domanda un pochino più personale. Ovviamente niente di intimo, però legata appunto anche alla sua motivazione, perché si capisce che lei è una persona molto abituata alla concretezza, ad affrontare i problemi, però vorrei chiederle quella motivazione che magari è nata tanti anni fa all'impegno politico, è sempre rimasta la medesima? E se sì, come ha fatto a mantenerla in un mondo che certamente in genere cambia le persone e non in meglio? Beh, è difficile rispondere in maniera personale dicendo no, sono la stessa persona, però io ritengo di essere la stessa persona, sinceramente, anzi ho difficoltà a vedermi solo più anziana, più grande nelle foto, ma per il resto indubbiamente credo che la passione che mi ha spinto al tempo a fare politica è la stessa identica di oggi, anzi la possibilità oggi veramente di poter concretamente aiutare le persone è per me motivo di soddisfazione, ma per il resto veramente sono in qualche modo veramente stata molto fortunata. Io credo che il Signore mi abbia voluto bene e abbia per me dato, comunque mi ha dato veramente una grande opportunità di poter realizzare quello che in qualche modo sognavo, perché poter dare una mano, ma poi soprattutto un assessorato come questo, quello del welfare, dove le persone più fragili, più in difficoltà, i disabili, i poveri, in qualche modo chiedono e hanno tante necessità, poter in qualche modo aiutarli, essere di conforto. Io il mio numero di telefono lo hanno tutti quanti, quindi veramente è un continuo di telefonate, cerco di risolvere i problemi. Quindi, insomma, l'attività politica si sposa, in questo caso, essendo forse anche donna, col pragmatismo, con la volontà veramente di fare. E credo che in qualche modo la passione e il fuoco che mi spingeva al tempo sia veramente identico, anzi, sono soltanto più felice e più soddisfatta perché vedo in qualche modo un po' di concretezza. Poi fare politica in un territorio come il nostro, così tanto in difficoltà e così tanto in affanno e così tanto anche, insomma, in qualche modo agli onori della cronaca per tante negatività, è per me ancora di più una sfida e ancora di più un motivo di orgoglio, perché insomma credo che sia ancora più bello, perché laddove riesci veramente a dare un sospiro di sollievo, un po' una luce, insomma sono chiaramente molto contenta. E poi in realtà avrei fatto l'assessore al turismo, quindi oggi poter in qualche modo collaborare con l'assessorato al turismo, come dire, una misura, appunto questa di Costa, che vede appunto abbracciare due rami diversi, però che si intrecciano e sinergicamente lavorano insieme
credo che sia anche bello. Qui vediamo il profit perché ci sono le aziende, le imprese locali, vediamo il no profit perché il terzo settore è al centro di queste comunità che verranno a formarsi e poi vediamo le enti locali, i comuni, quindi è una bella sinergia che nasce, se vogliamo, a livello barese, cioè a livello dei vertici, e si consuma sui territori fra il terzo settore, le imprese locali e i comuni. E noi ci fa veramente quindi, piacere, e per rimanere grazie. Sul livello di pragmatismo di cui, di cui mi siete grazie. Maestre, ecco, anche in conclusione, per chiudere un po' il cerchio di questa bella intervista, considerando che siamo seguiti dal nord al sud Italia, isole comprese, da un target che magari nella sua varietà può avere anche proprio le esigenze specifiche che sono rappresentate dal bando, le persone oggetto di questa misura come possono, tra virgolette, accreditarsi per usufruire di questa iniziativa? No, non sono le persone saranno gli utenti finali, sono il terzo settore, le associazioni che diventano capofila di queste comunità in collaborazione con i comuni, che però devono essere per forza almeno uno costiero, e poi con le imprese locali, quindi i ristoranti piuttosto che gli alberghi. Quindi gli utenti finali saranno i nostri, appunto, utenti, i nostri cittadini. Considerate che l'Italia, come sappiamo, è la più bella nazione del mondo, con tantissimi siti UNESCO, con grandissime attrazioni attrattive, insomma, di più livello, considerate che per quanto riguarda l'accessibilità è 44esima al mondo, dopo il Brasile e la Colombia. Quindi c'è ancora molta poca attenzione a questa fascia di cittadini, a questa categoria di cittadini e ai loro accompagnatori, che quindi possono anche diventare però attrattivi dal punto di vista economico, perché appunto c'è quindi un mondo anche da insomma in qualche modo sviluppare, un business se vogliamo da sviluppare, quindi si sposano sicuramente la volontà di aiutare, di poter appunto far viaggiare e creare viaggi a misura dei viaggiatori, permettendo anche appunto a loro di poter vivere le stesse esperienze che vivono le persone, diciamo, normodotate, così come la possibilità per le imprese piuttosto che per i comuni di allargare la loro platea, facendo appunto arrivare e poter in qualche modo far usufruire le nostre bellezze anche questi cittadini e i loro accompagnatori. Molto bene, allora non ci resta che augurarvi buon lavoro e ci vediamo a Milano in BIT. Va bene, ci salutiamo poi lì, facciamo una bella foto. Io saluto tutti voi e ringrazio e vi auguro a tutti una buona giornata e un buon weekend.